quando tramite tutte le tragedie state individuate in queste circostanze, non si sarebbe fatto in cui anche il presidente della Commissione del Senato. Quindi, di far costruire quel luogo, arretrare la strada di altri 10 metri significa
significava aumentare quello che era il costo per la realizzazione dell'opera, rendere la zona più insicura, andarla a innestare in un punto in cui sarebbe stato impossibile per la presenza di casa, quindi non poteva essere concepito così nel momento in cui è stato stralciato, per renderlo, dimostrarci e esecutivo e funzionale. Il secondo stralcio, se mai ci sarà a questo punto, non prevederà una ripresa del progetto originario, ma prevede invece il completamento del tratto della via Colleorno fino ad arrivare all'imbocco con la via Rimosola. Questo è stato lo stralcio, sarà un secondo stralcio che devo dire funzionare proprio per rendere e mettere in sicurezza questa arteriale che a questo punto diventa il naturale pronto punto Pione. Si lavorerà su un master di chiave esistente per metterlo in sicurezza. Non è che si può dire che la via Colleorno che sono attualmente è un master di chiave in sicurezza. Esempio di ma non mi è sicura, quindi è questo che lo metterei in evidenza, proprio perché sono stimolo, lo metto in evidenza, perché pure per la strada non c'è solo una di quelle strade che ci fa sentire tranquilli. Non ci sono altri interventi, prego. Io prendo la parola un attimo, diciamo, per il tempo, perché mi intervento e un altro, no, mi dispiace che mi sia accolta. L'assessore è dovuto andare a spesa per la presentazione del libro. Dovevo andarci io, ho chiesto completamente che mi sostava. No, non è un problema, non è un problema. Nel mio intervento vado in questo modo del turismo. Durante il momento di presentazione spesso ci soffermo a prendere delle problematiche, della regola di alcuni settori. Forse si deve spesso potere individuare delle risultati, forse spesso non ci sono. Io credo che il lavoro dell'opposizione deve anche quello di aver guardato dei settori che tendono a ricordare, pur tendono la responsabilità diretta di qualcuno. Qui il problema sono diversi. Io devo dire che abbiamo avuto dei vari professori rappresentati, l'avvocato Tanto è una conferma, devo dire che io in questa settimana ho avuto modo di dialogare con lui per quanto riguarda la sua lega, è stato molto disponibile, molto positivo, ha dimostrato un grande impegno, quindi credo che andiamo nella stessa direzione. Tuttavia, il settore del turismo, come dicevo, è intenta anche Roma, si parla sempre di Valentino come un paese turistico, un paese che dovrebbe diventare un po' il centro del turismo per quanto riguarda la zona del Cisei, però questo sviluppo stesso non arriva. Io credo che non sia la responsabilità di qualcuno, ma magari ci sono delle gare di tipo organizzativo. L'organizzativo che non sono assolutamente scusate per la scuola, perché il turismo si chiede un impegno da prendere altri che magari la scuola non può, diciamo, rispondere a ogni carenza. Per questo io propongo di fare una proposta di questa sperando di poter dare un contributo alla crescita del gruppo di questo settore. La mia proposta è quella di guardare quegli elementi che oggi sono rappresentativi del turismo. Parasso oggi sta sviluppando un turismo di tipo settoriale, di tipo veramente enogastronomico. Poi vedete che il turismo è un settore di porto, quando si parla di turismo non c'è un'altra azienda, non c'è un'altra azienda. Il turismo è un settore che Parasso sta crescendo. Stanno crescendo i commercianti che investono in questo settore, che scommettono in questa settimana. Però spesso questi commercianti vengono messi in seconda linea, non volutamente. In che senso? Manca oggi un rapporto di raccordo tra diciamo, questo operatore del settore e la pubblica amministrazione. La mia proposta è questa direzione. Io propongo oggi, ufficialmente, al sindaco, alla giunta, al terzo consiglio, di istituire una consulta per il commercio, il turismo e lo spettacolo. Una consulta che abbia il compito di rapportare gli operatori del settore affinché possano uscire fuori delle proposte che vanno in una direzione, affinché finalmente la storia inizia a guardare al turismo come un sguardo e non con gli sguardi di individuali di ogni operatore. È necessario rapportarsi, è necessario perché, come voi consentite vero, se abbiamo tutti una realtà del bilancio, le risorse vengono rappresentate. Quindi è necessario trovare una sinergia tra pubblico e privato. Il privato diventa l'attore protagonista del turismo, se veramente il turismo vogliamo aiutare. Però non possiamo solo chiedere un contributo di tipo economico e tagliarlo fuori quando si tratta di aspetti organizzativi o cose. Io credo che la
qualcuno che mai dovesse essere portato avanti nella mia proposta possa andare a colmare questa lacuna. Io leggo pubblicamente la proposta che ho filato, perché questo gruppo ha sottoscritto, quindi lo presentiamo, diciamo, come gruppo in maniera finita. Proposta di istituzione della condotta comunale per il commercio, il turismo e lo spettacolo. Venezia del nostro territorio, del Trentino negli ultimi anni, ad una fiorente nascita di esercizi commerciali. Il settore del commercio oggi nel comune di Palazzola Venezia rappresenta un elemento fondamentale per l'economia locale, che ormai appare sempre più consolidato, tanto a livello nazionale che regionale, l'apporto che è il settore del commercio e quello del turismo. E le istituzioni locali hanno il dovere di aprirsi al dialogo e alla collaborazione con il privato, al fine di promuovere e valorizzare le risorse presenti, favorendo la conoscenza e lo sviluppo delle politiche legate al commercio e al turismo, anche per sostenere alle carenze dei settori industriali. Considerato che una maggiore richiesta legge nel settore del commercio e quello del turismo porterebbe ad una crescita del nostro territorio, che nel nostro territorio sta affermando e sviluppando sempre più un turismo di tipo enogastronomico, fortemente legato alle attività commerciali, di ristorazione e quella del turismo, che deve essere sostenuto dalla costante interazione con l'amministrazione locale, che appare sempre più necessario che tutti coloro i quali operano nel settore dei testi senti soli a conoscere realmente le proprie esigenze, questo particolare aspetto del proprio territorio e delle potenzialità di essi, dia una voce a proposte innovative, iniziative, idee e progetti da portare avanti in totale energia con la pubblica amministrazione. Visto che fino ad oggi nel comune di Salvatore non è ancora stata istituita una consulta del commercio e turismo dello spettacolo, visto che nello stesso comune non risulta istituita nessun altro organo con un obiettivo similare destinato da tempo a tale funzione, il consiglio, il gruppo in mente il sindaco della giunta da attivarsi al fine di istituire la consulta comunale del commercio e turismo dello spettacolo, quale organo permanente di comunicazione e di accordo tra le esigenze delle categorie commerciali e turistiche e la pubblica amministrazione locale, in funzione propositive, conduttive e disporre dell'elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse al settore del commercio e del turismo. Questa è la proposta della candidata. Lo vedete voi. Io non sono d'accordo. Ho preoccupazione però del modo come funzionano le consulte che si devono tenere. Intanto, secondo me, le consulte devono in qualche modo richiamare quello che è l'intero termine, la tecnologia del termine consulta, nel significato di un altro consultivo che in qualche modo. Ho l'impressione invece che le consulte, da come sono state concepite, nel confianza al diritto, e come fossero dei veri e propri organi. Siccome tuttavia sono sempre delle idee di coinvolgere sempre più persone nelle varie fasce sociali e sempre più operatori sociali, per me è bene la consulta. Io vorrei dire però che più che impegnare il sindaco della Giunta e ci sia proprio un gruppo di lavoro che insieme alla professora Arnano si siede, magari lo possiamo individuare questa sera o non più là, si siede per istituire, credo, le dice un regolamento della consulta che poi ne verrà prima in commissione, poi in consiglio comunale per essere approvato, e che questo gruppo di lavoro sia costituito da un gruppo di lavoro nel grosso che poi alla fine non fa nessuno, o ne fa presto delle cose con molta difficoltà. Un membro della regione è un membro della domanda. Insieme all'assessore e agli uffici e ai posti e al turismo, le dicono il regolamento, lo fanno in commissione come tale. Venga fatto un momento per tutte le attività turistiche della città.
ci può mettere in testa. Poi finisce il mente. Ma dai. Ma sì. Perché qua l'assessore che tu non vuoi sentire un governo che non si può fare. Perché che succede? Sì, organizza le come se fosse un evento. Non è. E se c'è una programmazione da parte, la prima di venire oggi è stata però la tutta è solo fatto così. Si propone per un fondo di certo provinciale fare i progetti per quello, per una natura per un momento si è sotto il cinema, sotto non si fare niente, e si cioè in questo spirito che sono altri interventi o passiamo vabbè vediamo soprattutto siamo al terzo punto all'ordine del giorno l'approvazione del fondo di gestione 2016 completa di dichiarazione della riduzione del conto fondo di bilancio fondo economico fondo del patrimonio e alle tali sottotitoli ho qui anche la relazione, la discussione parere del Collegio per il Ritorno dei Conti che percorso l'occasione perché sono eletti da poco, il 28 agosto, voglio dare un saluto alla dottoressa di Savizio, la dottoressa Camillo, il dottor Claudio Pala, voglio anche ringraziare, io posso recitare, non è stato un mio capriccio, in breve tempo hanno fatto per venire, hanno studiato per il conto perché testimonio. E ce l'hanno trasmesso qua in Consiglio Comunale, non voglio ringraziare, ma non ero venuto a me, ci sono stati con una nota visitati che il Consiglio doveva approvare il rendiconto consultivo, così detto Consiglio di Corciano, doveva essere approvato il 20 di settembre. C'è questa che dà parere favorevole alla rendiconto di gestione e poi è passata anche in seconda commissione. Presidente vuole dare lettura del verbale del Consiglio finanziario ci ha fornito la
femminile, abbiamo verificato che ha effettuato la riconduzione sullo stato di esecuzione dei programmi in base a quanto suppone l'articolo 193, ha riconosciuto il debito di danni da 215.000 a 298 e che tutta la documentazione di supporto è stata trasmessa in termini stabiliti alla gestione regionale del bilancio dei conti. Inoltre, per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità, abbiamo verificato che in spesa sono rientrati entro i limiti previsti dall'anno 2007 e dall'articolo 187 della legge 200, dall'articolo 1 scusate, 183 della legge 296 del 2000. E per quanto riguarda la gestione della indirettiva, l'ente ha provveduto alla registrazione di essa, con i limiti stabiliti e si dovrà appunto verificare la ragione di essa degli stessi. E infine abbiamo avuto modo di visionare la relazione che è stata data dalla Giunta Municipale e abbiamo visto che sono stati rispettati i criteri stabiliti dall'articolo 131 del testo unico di gestione della famiglia. Quindi diciamo alla luce di tutte queste controlli e verifiche che abbiamo effettuato e in queste regioni sono insieme a contatti con i colleghi elettori, abbiamo potuto attestare nella rispondenza del rendiconto alle risultanze gestionali del programma 2007 e pertanto abbiamo espresso il nostro parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2007. Grazie dottoressa, come sempre mi pensa che il collegio delle sue conti è di ausilio a noi del Consiglio Comunale, abbiamo un organo tecnico di controllo sui bilanci che questa sia consigliata. Anche per approfondire di più lascio la parola al dottor Russo, responsabile delle istituzioni finanziarie. Allora, diciamo che tutta la parte centrale del rendiconto è stata spiegata analiticamente, dal presidente del Collegio dei Revisori, che personalmente ringrazio e che ha curato il letto del primo momento. E allora, il rendiconto di gestione, che stasera andremo a discutere quantomeno, rappresenta la sintesi, diciamo così, delle risultati di gestione, diciamo, che sono stati effettuati nel corso dell'anno 2007. Il rendiconto non è altro che stessa cosa che la dimostrazione e riassuntiva per tutto possibile di ciò che materialmente è stato fatto attraverso l'esposizione di quantitativo monetario dei relativi valori e dei relativi programmi che sono stati conseguiti. Ora, quello del rendiconto di gestione quindi è composto dal conto del bilancio, attraverso cui vengono dimostrati i risultati di gestione contenuti nel cosiddetto, diciamo, nel bilancio annuale di previsione rispetto alle previsioni. Il conto economico che dimostra i risultati di tutti i componenti positivi e negativi dell'ente vengono esposti in una struttura a forma scalare e classificati secondo la loro natura. E il conto del patrimonio che mette in evidenza che sono tutti i valori patrimoniali, la gestione patrimoniale dell'ente e soprattutto il risultato patrimoniale, la consistenza del patrimonio alla fine del decennio. Ok, alle risultati di gestione è stata legata, come descrive la legge, la relazione del rendiconto redatto dalla Giunta, il parere dell'ordine dei creditori, è stato provveduto al riaccertamento dei residui e soprattutto è stata legata alla tabella per quanto riguarda le analisi gestionali. Quindi voi siete, avete trovato anche gli indicatori, diciamo, triennali. L'importante, diciamo, che voglio portare è il di gestione, che con la forza del piano di gestione si va approvato il cosiddetto risultato contabile di amministrazione. Il risultato contabile di amministrazione che prevede un risultato positivo di 1.800.000 euro. Di cui 88.000 euro vincolati, per resto c'è un fondo non vincolato. Ricordo in questo contesto che nel corso del 2007, quando non era presente il Consiglio non era presente, la precedente amministrazione ha utilizzato per avanzo di amministrazione una quota pari a 65.000 euro, che è stata utilizzata solo ed esclusivamente, questo è importante dirlo, per spese in conto capitale, cioè per interventi strutturali. Questo prevedeva, consentiva anche la legge, in quanto era l'unico modo per utilizzare una parte anche del collettivo di avanzo e veniva praticamente rimaneva fuori dal patto di stabilità, quindi non incideva sul discorso del patto di stabilità. Noi il sottoscritto allora per evitare oltretutto e quindi per rispettare il principio della chiarezza e della comprensibilità,
per far sì che questo avanzo avesse proprio una destinazione vincolata per queste spese strutturali, creare dei capitoli di bilancio proprio vincolati per quella finalità, con una dicitura ben specifica. E quindi con questo avanzo, infatti, venne un settore della rotatoria, se non era di dire con le volte, la copertura della manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e la manutenzione del defibrillatore. Questi capitoli di bilancio dell'anno scorso vennero finanziati con questa quota di avanzo per evitare che quest'anno sono stati riproposti e quindi c'erano difficoltà di finanziare, sono stati ovviamente cancellati. Questa è la parte, diciamo, fondamentale del rendiconto di gestione. Per il resto, Presidente, pare che ha detto bene il Presidente Collegio, ancora una parte importante è l'approvazione del patto di stabilità. Tutto il patto degli obiettivi programmati sono stati rispettati, sia in termini di cassa che di competenza, e mi pare che non ci sia. Va bene, grazie. Grazie, dottor Luzzi. Ci sono interventi da parte del dottor Luzzi? Sì, certo. Il dottor Ginevra di... Allora, sono derivati da sempre al solito, da sentenze, diciamo così, da provvedimenti giurisdizionali e tecnici. E nello specifico erano gli edifici finanziati da espropri, quindi espropri, e che il giudice viene distante di un'altra guiana, come una polenta, che ovviamente i nostri anni sono stati rivalutati, ricapitalizzati, interessi, eccetera, e quindi hanno avuto una cifra, diciamo, non è buona, non è buona. Per quanto riguarda lo specifico, erano gli edifici di bilancio, quali erano, per quanto riguarda i finanziati, sono terreni, vecchi, campanile, qualcosa del genere, non è solo procedere alla pubblicazione, si dà un po' conoscente l'assessorato
vedo qua che c'è una relazione della scherza verbale della terza commissione, prego Presidente, se vuole leggere il verbale. Guardando,
prevede in generale l'espropriazione esigua. Quindi il legittimo proprietario, che non si riuscirebbe a spiegare della famiglia, della popolazione, farà sicuramente prima, quindi l'amministrazione, l'assessore, il sindaco, deve potere gestire al meglio la figura, perché se non ci ritroviamo come parlare con lei, non è una cosa, l'amministrazione. Addirittura ormai la generazione. Grazie, allora vediamo che d'accordo con il mio istituto che è contrario sia approvato l'unanimità. Va bene. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Debito fuori bilancio in favore dell'ingegnere alla quale si rilasci in esecuzione di soldo arbitrale subito. Dunque autorizzazione ad accensione mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Allora, posso dire che già la parte anche uno c'è il verbale della seconda votazione con la faccio leggere al consigliere Cannata e poi c'è questa la proposta di decidere di autorizzare responsabili del nostro settore, avviare le procedure per l'accensione di tipo presso la Cassa Depositi e Prestiti per la copertura delle somme ammissibili pari a 398.628 euro di cui tutto specificato nella proposta. Allora è passato in seconda commissione, vedo che il presidente della seconda commissione vuole leggere. Questo già è stato un debito riconosciuto dal precedente consiglio regionale. Questo il punto è l'autorizzazione costituzionale, o meno che c'è un punto per pagare il debito costituzionale. Allora, è qui il costo della seconda commissione, chiarire che cosa diciamo sapeva secondo me la problematica, la signora presa si è discusso di qualcuno, ma deriva credo che ci resti poco da fare se non dare corso per sociale di nulla, almeno che si sia pronunciare anche come della commissione della maggioranza, cosa che invece è stata proposta per il della maggioranza, che la commissione per questo scenario non è la decisione di va bene era la responsabilità,
capito perché. Io non dico per l'amministrazione. Leggendo le carte, e io mi chiedo con te se le carte, secondo me, non lo so se le hanno messo. Io aspetto, te le hanno messo. Cioè, qua sono due. O il progettista, dico per essere chiaro, ha fatto formare il sindaco di Lega questo disciplinare di legale. Cioè, e questo si può scoprire, no? Si può scoprire che è stato firmato dopo, quindi se c'è una responsabilità, che il sindaco del Lego, non so chi era, che ci ha fatto una sintassi. Mi pare che non lo voglio dire, perché no, io non lo voglio, allora, sindaco, non lo so neanche io, io sto facendo quale sono, dico, per questo abbiamo l'obbligo di rispetto alla nostra. Io capisco che dobbiamo pagare, deve pagare, ma i cittadini non devono pagare. Noi stiamo pagando un debito per colpa di qualcuno. Allora se la colpa è che ha fatto un atto falso, se c'è veramente un atto falso e la procura può accettarsi di questo, va a vedere l'atto, vanno a fare le prove, come si chiama? Allora, la mia anche, pensate bene, che la prima è stata detta prima o dopo, che questo è stato un momento, si può tenere tutto. Se poi c'è la roba detta anche dell'amministrazione, che con delibera 310, del 24/08/98 non dico che c'era la giunta, mi devo che andare a vedere che cosa non riesco a fare, approvò il fondo straccio, cioè approvò un progetto di secondo straccio fatto dall'ingegnere Straccio e un Paolo Pignantino che era allora sostenere a capo scritto nel batterino dietro, scusate però, e poi c'è più una libertà di la cosa. Paolo mi viene qui perché non viene nessun onere grave sul bilancio comunale, cioè rischiamo che mi sia pensato che questo non è vero. A raccenda di un delegato, non è il mio ragionare con me. Ora dico, una giunta che nel 24/08/98 approva un bilancio con una sanazione, approva questo straccio con una sanazione domiciliare dell'assessore Bambuzzi, che non era d'accordo ad approvarci, ma l'assessore era un pubblico. Se completamente non ti ha trattato ad approvare questo straccio, non ti ha trattato l'assessore della Bambuzzi, guardate che sto, non me ne è venuto. Ci sono due delibere, una di giunta fatta nel 24/08/98, dove la giunta approvò il secondo straccio di questo progetto, assessore. 10 miliardi, 10 miliardi. Giusto? Quindi significa. Eravate d'accordo a fare questo secondo straccio, quindi la cosa io forse mi concordo, però magari devi dire di ottare il contesto. Era l'assessore del lavoro.
Disse, no, non ci ho provato a scusare. Dopo un mese, non mi devo capire, se non si accorge, ci sono dei diciamo, per la presentazione, giustamente come mi ha detto, un progetto. Questo ragazzo, una grande scelta, c'era un amico mio, Giordano, mi scusi, mi diamo un sacco. Nel 21 per ottobre del 98, 25 giorni dopo, il Consiglio Comunale, con la delibera numero 81, chi l'aveva fatta a giugno, sì, come lo vede. Però, come le cose strane da lì? Su proposta della minoranza, della decisione del cercare, su proposta della minoranza, chiedono la sovrapposizione del centro storico, mediante la luna, e allora hanno detto, hanno accantonato, hanno stracciato nella delibera fatta della giunta, non so se è sbagliato, e hanno messo, ma e hanno fatto quella cosa che oggi è un pericolo pubblico, che allora non è che non è finita, si sa fino a così, sempre in posto che. In corso di votato, che non si potrà mai collaborare con la strada, non lo so come potrà trovare. Però giustamente il Consiglio, siccome ha fatto, era un atto politico della minoranza, e la maggioranza, ora non so chi era la maggioranza, gli approvò. Allora la collaborazione disse, no, i dati di scusaci non serve più, facciamo l'altra. Sempre con parere sfavorevole dell'assessore Pannuzzi, che è l'assessore del lavoro pubblico, il comunale, mi batteva, c'era qualcuno dall'altro. Ora io chiedo, quindi, qualcuno la responsabilità ce l'ha, non ce l'ha mio figlio, non ce l'ha il suo figlio, qualcuno la può avere io la responsabilità. Dico, ma c'è la responsabilità di qualcuno? Il comune si può caricare le studenti, deve dire che è una cosa giusta. O qua il Consiglio Comunale dell'Evo e c'è un bambino totale, che forse qualcuno si può avere qualche assessorato, qualche presidente del Consiglio, qualche vicepresidente. E allora dice, tu fai questo, ci metti fare una vicepresidente, un presidente, un assessore, non lo so, io non c'era questo, non ero presidente di Milano. Allora Diego, no, non c'era, era un generale, non c'era, era la tecnica, era la stessa tecnica. Era la stessa, no, io sono che come lei ha detto per accettare la responsabilità già nella delibera di Consiglio Comunale precedente, è stata già inviata la parola. No, non ho fatto più le cose, non ho fatto più le cose, non ho fatto più le cose, ma non ho fatto più le cose, ma c'è il tono, ma c'è il tono. Dice che
quello che ero consigliere comunale. Abbiamo votato il Paolo Rodino. Però noi in fondo abbiamo votato. Abbiamo votato di dare i dati alla Regione Siciliana per fare, per rimuovere quei fondi. Perché, intanto quei fondi non sono stati mai trovati dal CIL, perché era la cosa che il consigliere di tutto ha detto. Perché in quel periodo la giunta comunale decade, quindi quei progetti la giunta comunale decade, la giunta comunale, il consigliere si favoreva, l'assessore Russo, poi il progetto finalmente, caduta la giunta di governo, il progetto non viene mai finanziato al CIL. Il consiglio comunale approva la mobilizzazione degli emergenti in favore del mascherato con gli che però senza avere finanziato con i soldi da 433, quindi il comune, quel consiglio comunale di allora, non ha detto noi non diamo l'incarico all'ingegnere Spillaggio con una programma di secondo stato, addirittura non è stato mai finanziato con secondo stato. Quindi noi, come consiglio, io parlo meno per me, non so gli altri, io consiglio in buona fede, non mi era stato promesso nulla. No? Non ho avuto nessun incarico, non ho percepito soldi, quindi mi sentivo in quel momento, visto a parte fatto la giunta ancora che quest'opera della Conte 8 era molto più importante, perché nel piano che è nato nell'opera pubblica era con priorità spesso. La circonvallazione, quella del piano della Chiesa, la circonvallazione quella dell'ingegnere Spillaggio, era con priorità 11. Parte il fatto che, se non ricordo male, quella strada non poteva più continuare con la seconda opera, perché davanti c'era un palazzino. Quindi quella strada veniva essere una cattedrale che si faceva che si comportasse per altri 10 miliardi di vecchie lire. Il terzo strada non poteva più andare avanti, perché c'era una lavorazione davanti. Quindi quella strada, sicuramente anche per la regione siciliana, non è per finanziare nel secondo, nel terzo strato, perché non poteva essere completata. Addirittura, visto che voglio fare una proposta, se possibile, che farebbe piacere, non solo a me, ma anche a tutti, ma la sorella, se il sito e la giunta di questo consiglio, di questa amministrazione, si possono attivare a finire il punto per piacere ancora in memoria, perché vorrei che si vede. Allora, però non mi ricordo, però io ero consigliere comunale assente in questa delibera, ma a caso assente perché ricordo perfettamente dove ero, che ricordo perfettamente dove ero perché non ho fatto ascoltare e anche ho delle immagini che stavo recitando con fuori, faccio parte di una compagnia di e ero fuori a recitarci. Per questo motivo ero assente. Però leggendo anche la proposta del libero, una valutazione, quello che ha detto il consigliere Giordano, esatto, cioè quella dell'opera della contrazione viale Santa Michele che va a finire, se non ricordo male, vicino al paneficio Vaccaccio sotto l'arco, cioè non dà nessuna pietifuga, era stata dal consiglio comunale, invece una valutazione politica fa la pietifuga che è quella potrebbe essere quella della di via Poleone, potesse la raccontare con la Remon, cioè secondo il consiglio comunale era un'opera più completa confronto all'altro, solo questo un altro titolo che è giusto quello che diceva il presidente. Io ringrazio il consigliere Giordano per aver dato una mano a noi per chiedere il Giordano ha toccato proprio l'aspetto importante di questa vicenda. Non voglio entrare nel merito della disciplinata che in un primo momento era non fermato. Io non ho detto tale. Ci avevamo dato ragione in una prima seduta, poi è spuntato disciplinare fermato. Non entro nel merito di questa cosa. E non entro nel merito di questa cosa per un semplice motivo. Perché c'è un'udienza fissata purtroppo nel 2015. Qui aspetto con ansia che l'udienza, soprattutto l'inizio di quel dibattimento, perché secondo me nell'ambito di questa vicenda ci sono parecchie cose da dire, non è spontaneo la business disciplinare che compare, che scompare e così via. Aspetto con ansia questa udienza perché, come ha detto il consigliere Giordano, c'è un aspetto molto importante nella disciplina di carica, non entro nel merito neppure della disciplina di carica perché allora si facevano tutti così. Che si va anche dal modello, quindi non è il merito per come è mutato l'incarico, però c'è un aspetto importante. E l'opera comunale ha ritenuto, secondo me, di non prendere sufficientemente in considerazione
tempo è meglio assegnato di mezzo. Chissà perché il collegio arbitrale non ha tenuto conto di questa cosa. O per meglio dire, il collegio arbitrale ha considerato che l'ampliamento assegnato una semplice comunicazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in cui si diceva che quel progetto della circonvallazione estera, mutando la circonvallazione estera e la riqualificazione urbana di questo centro abitato, era inserito in una proposta di assegnazione somma che doveva essere inviata al CIPE, e poi il CIPE la doveva approvare e poi doveva essere fatto il decreto di finanziamento. Ora, che una semplice comunicazione significa che il finanziamento assegnato va al di fuori di qualsiasi logica e di qualsiasi normativa vigente sia allora che ora. Così per arbitrale ha ritenuto di considerare quella semplice comunicazione che ha detto bene il consigliere Giordano, perché ha toccato la scelta importante. Finanziamento che poi non è stato approvato dal CIPE, l'inaugurazione insomma che non è stata approvata dal CIPE, quindi in un tempo il governo regionale da te, e quindi è venuta meno il supporto politico per sostenere a livello nazionale l'approvazione di quelle somme che sono meno state proposte, con le assegnazioni comunitarie. Quindi questo collegio arbitrale che ha in qualche modo verificato questa vicenda si è basato su un finanziamento a mio avviso inesistente. E se è vero, come è vero, che l'articolo 12 è disciplinato in carico, sia come magari lo risolto, avrebbe cosa dire, subordinare il pagamento del progettista al finanziamento dell'opera, non vedo su che cosa si faccia oggi tutta questa linea. Però siccome abbiamo un arbitrato che è stato dichiarato in corso, al momento dobbiamo soffondere e ignorare questa parola al momento, questa parola umana, per poi vedere nel 2011 se veramente è ovvio che nel 2011 la cosa è dita con molta attenzione. Credo che l'amministrazione di allora scelga un avvocato che alla fine non sarà presente per dire che stanno spendendo cento. Ritornando al discorso della deliberazione di giunta nazionale, che io ho un po' sottoscritto e ricordo bene di aver sottoscritto anche con parere contrario, comunque anche con in qualche modo qualche rimostranza da parte dell'allora assessore lavori. Io ho sottoscritto come la giunta di allora la sottoscritta solo per un motivo, perché non c'erano motivazioni tecniche di allora per non approvare la linea amministrativa per questa democrazia, per approvare la linea amministrativa in questo progetto. Se noi non l'avessimo approvata, allora sì che il buon ingegnere Schillaci poteva dire c'è una trasversalità nel bocciare, nel bocciare il mio progetto e per non accedere alla finanziazione. La giunta, con senso di responsabilità, c'è una comunicazione dell'assessorato regionale del 2015. Questa comunicazione che risaliva al gennaio, del 17 gennaio del 1998, diceva il progetto è stato inserito come secondo straccio nell'ambito delle somme che sono state poi mandate a CIPE. Cosa strana, da quella comunicazione si arriva fino ad agosto e non si vede nulla, non si vede l'assessorato regionale rimasto della casa di finanziamento, però per non dirsi che materialmente l'amministrazione non aveva approvato quel progetto, fatto da una progettista che era stata regolarmente incaricata, con un'istruttoria tecnica che era stata regolarmente sottoscritta dall'ufficio tecnico. Quello sì che poteva essere un atto politico che in qualche modo poteva connotarsi come una sorta di dire tutto quello che è stato fatto prima, mettiamo, facciamo un insieme di carte che stiamo gestendo. No, la giunta è giunta di mezzo a il progetto e a questo punto è stato mandato all'ufficio di accedere alla finanziazione. Anche perché materialmente, siccome quella che è successo è stata l'azione che è stata fatta un mese dopo dal Consiglio Comunale, perché la finanziamento diverso, è tutto bene il Consiglio Giornale che poi la circolazione sud è stata finanziata con la legge del 2003, con la legge delle vie di Puglia, mentre il finanziamento
possibile, è qualcosa della personale regionale dei lavori pubblici che in qualche modo non si sarà pronto la competenza. A questo punto, come azione amministrativa e come indirizzo politico, potrebbe pensare che i due progetti accedevano a due linee di finanziamento diverse e in qualche modo non si andavano a scontrare tra di loro in questo comune, potevano arrivare sia l'una che l'altra zona. Io quello che non mi riesco a condividere l'ingegnere Stimacci è la sua ostinazione, perché è stato ostinato a non voler rivedere il progetto. Un progetto nato nell'87, quando in quella zona non c'erano carreggiati e non c'erano condomini, non l'ha voluto rivedere neppure alla luce dei fatti che lì c'era una zona totalmente urbanizzata che non gli consentiva di andare a completare il secondo e neppure il terzo stato. Questa è la cosa che alla fine non riesco a capire del progettista. Ma è ovvio, dalla parte del progettista poi lo capisco, perché dice a me, nel disciplinare non hanno posto limiti, già allora mi hanno approvato un progetto di 29 miliardi nell'88, una cosa faraonica che non si sa che cosa dovevano andare a fare in questo paese. Alla fine perché devo andare a rivedere il progetto, per che cosa è? Dando io l'ho fatto, me l'hanno approvato, quindi mi hanno aperto tutto il resto del competenza. Questo è il mio aspetto. Per adesso posso dire che se ritornassi nel 98, io ritornerei ad approvare quel progetto in giunta, perché attivava una linea di finanziamento diversa da quella che poi è stata attivata. In un secondo momento la lasciamo un po' la finanziamento. Grazie.
un atto dovuto. No, è un'accezione. All'accezione del mutuo. Ormai è stato riconosciuto il debito del bilancio. C'è un lodo arbitrale che ci condanna a pagare questo lodo arbitrale, questo organo che comunque si è riconosciuto ad emettere queste sentenze, lo chiamerei proprio così, su qualcosa che è abbastanza complessa, perché da quello che è venuto fuori da questa, che è stato approfondito, sia l'argomento su tutti gli aspetti, come si è venuto a creare, questa sera è stato dato dal sindaco, magari così, dall'intervento del consigliere Giordano, un'ampia felicitazione. Da quello che comprendo io, a me sembra, come dice il sindaco, che allora c'erano queste due possibilità. Il finanziamento dell'opera dell'ingegnere Schillaci da una parte, quest'opera faraonica di 28 miliardi che veniva finanziata da Cina, e un altro tipo di progettazione per quanto riguarda la circondazione, come viene detto, che era di priorità. Alla fine c'è stato tutto questo processo, allora la giunta che ha approvato, il consiglio che di allora che metteva questa delibera per andare a rimodulare quelle somme che dovevano venire dal CIPE per andare a tornare e fare la circondazione somma, cosa che poi non è venuta affatto, perché quei soldi del CIPE si sono persi e l'opera della circondazione è andata finanziata con un'altra legge che è stata poco fa citata dal consigliere Giordano. Ora io dico, in questo momento io mi sento come cittadino di Palazzolo scippato da questo luogo arbitrale di questi sono proprio scippato, perché l'ostinazione dell'ingegnere Schillaci ad andare avanti su tutto, a portare avanti ovviamente questi soldi che si sono diventati, non possiamo fare altro che dare autorizzazione al consiglio, all'amministrazione, ad accedere. Noi siamo a questo, perché è utile, un debito lo abbiamo, c'è questa tendenza, la chiamo così, dell'autarchicale, ci dobbiamo dare l'autarchicale. Però attenzione, mi riallaccio a quello che ha detto lei, Presidente, a quella notazione che lei faceva, e a quella lettera che ha mandato all'amministrazione l'avvocato Pinaro. È il nostro legato. Io dico, per me siamo tutte persone oneste, questo lo metto come presupposto su ogni cosa. Però ci dobbiamo tutelare, Presidente, signor Sindaco, su questa cosa. Perché noi nel 2011, come diceva il Sindaco, avremo un'udienza. Da lì ci saranno dei rinvii. E da come è ingarbugliata questa situazione, perché è veramente ingarbugliata, io penso che se noi siamo difesi bene, che se siamo difesi bene con veramente, per me noi abbiamo ragione, noi questi soldi all'ingegnere Schillaci non li dobbiamo dare. Che c'era questo articolo 16 nell'articolo 12 che presupponeva il finanziamento eccetera, cosa che non è avvenuta. Questo è veramente uno scippo che viene atterrato al comune. Su quello che dice l'avvocato, io starei attento, sul fatto che noi siamo garantiti dalla possidenza immobiliare della rete di perché vorrei un attimo di attenzione su questa cosa, perché come dice, e ho capito così, il consigliere Spada, oggi noi nell'immobiliare li abbiamo, domani potremmo anche non avere. E Presidente, questa cosa non la dobbiamo accettare così, noi al nostro avvocato possiamo, perché una cosa è fare un deposito vincolato, un qualcosa è emettere
una polizza fiduciaria a favore del comune di Valtorre Crede, che nel stesso momento in cui un'altra cosa è io oggi ho dei beni attaccabili, ignorabili, sequestrabili, e oggi c'è un domani posso non avere più. E la mia è una proposta di dare noi, almeno noi, ma scusate,
favore del comune di Valona. Benissimo, in questo momento poi se no nel 2011 perdiamo l'appello, perdiamo
c'è un appello e noi dobbiamo mettere la posizione che noi mettiamo in un caso Io glielo trovo a questo è quello che è stato scritto là
dove c'erano due ingegneri e un avvocato della regione. La giunta di del comune di Palazzola Grede, con delibera del 24/8/1998, numero 310, approva il progetto di stralcio funzionale dell'ingegnere Spillace. E io nella giunta non vedo il titolo di nessuno che gli altri dica a cassare, a trattare, a tagliare, a dare da provare, non c'è nessuno. E allora mi hanno detto... Questo è uno straccio. C'è una sorta di barriera ambientale dentro. E dico, l'avvocato, cioè, ha approvato il progetto di sfruttaggio. Non lo so, qua dice, vuol dire, io mi spiegato. Ma perché non devo spiegare? Approva il progetto di straccio funzionale, non lo so, è stato dall'ingegnere sfruttaggio per l'importo di 10 miliardi, come volevo. Disponendo la trasmissione degli atti al competente assessorato a Palermo. C'è, dottor Giuliuzzi, la giunta approva, ci dice la Spellaci, deve studiare sul progetto che ha fatto. Mi ha detto, visto che lui ha il momento di finanziamento, hai già il finanziamento, come dice qua, ma non che qua non scrivono per tenere. E allora non è ancora quello che ci dice. E qua ora devo fare. Allora, la giunta dice dell'epoca, dice sì, che è vero il suo stato, facciamo, e a parte libera, dico questo è il suo, il Consiglio Comunale. Ma dove vedete il tempo lo straccio? Ma qua c'è, secondo me, per questo noi abbiamo preso. È importante, perché è importante la... Ma per questo noi abbiamo preso la causa. No, ma questo è uno, cioè questo è uno che è il passaggio fondamentale, cioè qua la roba, dico, non lo so io, dico, forse il titolo la roba. Lo fa alla fine, noi siamo, come dice il dottore Bertino, io mi sento rubato di 500.000 euro che lei con la sua amministrazione poteva fare mille altre cose, quindi, potrebbe uno, se qua ci sono dei, io voglio sapere soltanto se ci sono state delle responsabilità, che li ammette chi ha fatto queste responsabilità. Stavo prendendo il prego uno e non guardo più di questo problema, poi farò io le mie valutazione ciò e le mie sentenze. Il Consiglio Comunale, con delibera dopo 20 giorni, dall'81, decide di chiedere all'assessorato regionale la circolazione e dice il Consiglio Comunale. Ora, quando io parlo del Consiglio e tutte le case, non è che dico che Giordano c'era, dico, ma c'era una maggioranza del Consiglio, c'era la maggioranza della minoranza, aiutate, non lo so. La giunta non è fatta della maggioranza del Consiglio, che con l'amministrazione, non lo sa, non lo chiede di non lo chiede, no? Dico, il Consiglio Comunale ci dice la giunta che ha fatto, che ha provato secondo lo stesso, ci non ha fatto. Le cortese, no? Ma è così. Non è così. Il Consiglio Comunale non può entrare nemmeno nelle parti verde del mondo. Ma io del Consiglio forse non mi sono spiegato, non lo so, forse non riesco, io stesso, dico, l'amministrazione, è una, c'è come un'amministrazione formata da dei galantuomini, dico, il Consiglio ha preso la maggioranza, questa sera all'assessore Interlandi che ha fatto, una, non lo so, una cosa, una delibera, che ha fatto una cosa per i divertenti, e il Consiglio gli la voce, ci dice, no, è sbagliato quello che... Lo può fare il Consiglio, certo che lo può fare. Ma dico, ma non si vede che è una cosa strana, questa cosa. Questo lo voglio sapere, quindi. Però va bene. Io quello, non mi giro attorno al problema, non giro. Io desidero sapere, secondo me, c'è la mente, una responsabilità o no? Voi mi dite no, ma che hai detto che chi non avrà una responsabilità? E uno dei punti importanti è questo. La giunta ha provato lo stato e nessuno ci ha detto che non era buono il progetto. A stasera non è buono il progetto. Come? Dal fatto che la giunta ha provato secondo straccio al finanziamento, grazie lo stato. Una comunicazione può essere un
gennaio 1998, luogo arbitrale, l'assessorato regionale dei lavori pubblici comunicava al comune che la giunta di governo aveva deliberato di utilizzare somme disponibili stanziando l'importo di 10.570.000 per la riqualificazione del centro storico di San Vecchio, al allontanamento del passatore alle risorse del comune di Stato, che dovevano essere approvate da Cile, più manca una traccia della traccia. Se non la traccia non la traccia. È ovvio che se il logo è carente, questo sarà in fase di udienza nel 2011 che sarà fatto notare dall'avvocato. Però mi pare che questa sera non siamo in un'aula in cui c'è un dibattimento di questa genere. Io, sotto certi punti di vista, condivido quanto si legge, però non condivido il fatto che poi il periodo si fa tranquillo. E qui manca, e l'ha fatto notare il consigliere, che lo sa, mi ha riportato anche delle delibere, che quella somma messa a disposizione dall'assessorato regionale dei lavori pubblici era all'interno di una somma più grande che andava all'approvazione del CIPE, che poi il CIPE non ha mai approvato, ma era una semplice comunicazione. Ora io dico, ma non siamo in un'aula di un tribunale, quindi non sono io qui a mettere in evidenza queste cose, una comunicazione costituisce per chi è fatto l'amministratore prima di me certezza di finanziamento. Questo è quello che voglio dire. Secondo voi costituisce certezza di finanziamento una comunicazione? Questo è il punto fondamentale. Altro aspetto, secondo stralcio abbiamo trovato, secondo stralcio, un progetto generale già approvato nel 90 che era di 19 miliardi, non abbiamo approvato il secondo stralcio di 10 miliardi, perché in base alle previsioni come volevamo noi quella strada per non rimanere incompiuta doveva andare a tracciare davanti al condominio di Salerno e quindi è andata a definire una opera tutta lì per non lasciarla come incompiuta. Secondo stralcio, il terzo stralcio, facendo i conti, primo stralcio 6 miliardi, secondo 10 miliardi, l'altro stralcio in base ai calcoli che era fatto Stilbaci erano altri 13 miliardi in Francia, quindi potete capire l'opera faraonica. Altro aspetto importante che non ho detto, perché non siamo in un'aula di tribunale, noi stiamo pagando il progetto per un euro, quando l'amministrazione in vero arriva ha provato solo il secondo stralcio. Questa cosa poi sarà fatta evidenziare in udienza del 2011, mercato che è del 2011, non doveva essere pagato un progetto per un euro, un progetto per un euro, però il progetto per un euro è stato approvato dalla giunta del 1990, quindi come tale Stillaci in qualche modo è messa in relazione da questa approvazione, però nel 98 non ha avallato l'intero progetto, perché si guardava bene di avallare un progetto che già risultava faraonico e realizzabile. Quando è tecnico, il
diciamo che pronunciamo il nome di Thank you.
Ma dal giudice, se ne dico da chi,
Pagare questa parte del territorio per 3 anni, questo non è un problema, però
consigliere Giordano, consigliere Lamessa, consigliere Spada Pietro e consigliere Spada Carmela sono astenuti. Favorevoli sono il consigliere Giallo, consigliere Russo, Messina, no, Messina, Giordano, 9-12. Va bene, si deve votare immediata sensibilità. Dobbiamo avviare la procedura. Allora votiamo per immediata sensibilità. Chi è d'accordo dell'istituto, chi è contrario sia. Come prima. Come prima? Sì. Sono 11 favorevoli e 4 astenuti. Allora, subito il quarto punto, passiamo al quinto punto. Siamo all'ultimo punto del giorno, è relazione al Consiglio sull'attività del difensore civico nell'anno 2007. Purtroppo siamo arrivati. Sesto punto, sì, scusate, poi ho detto il quinto punto, ma il sesto punto, sesto punto, siamo arrivati, dovrebbe essere fatto l'inizio di maggio del 2008, la relazione è marzo. Marzo poi mi consigliano non la ma dovrebbe è il marzo bisogna ma bisogna fare è il marzo bisogna fare la chiamata si può fare si può fare la chiamata 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 si per scrivere che bisogna fare una chiamata dopo il corso di la chiamata è la chiamata abbiamo fatto io ho chiesto se come gruppi non è stato solo allora ricordo dopo questa conferenza è stata fatta la conferenza di Sergio il dottore Messina e il consigliere Gallo il consigliere Spazio no, abbiamo fatto la conferenza e il terzo punto abbiamo in questa conferenza di Sergio lo statuto dice che deve essere fatta la seduta a dopo solo. Ma se siamo sì, sì, se siamo d'accordo, come abbiamo, come punto? Mettiamo un punto. Devono essere tutti d'accordo. No, erano d'accordo per il gruppo. Allora, scusate, allora, c'è uno statuto. Quella persona decidente di fare una cosa, quando mi piace, ma io no, quella persona non fa niente, no, non è quella persona, è un lavoro gruppo, ma che gruppo? Se te la va bene, scusate. Nel corso di
proprio così ha l'occasione per rinnovare il sentito ringraziamento con quanto sposto ai direttori e ai funzionari di Medici del Comune per la disponibilità che siete dimostrate per il rapporto di costruzione con il prossimo anno. Le modalità di funzionamento dell'ufficio del direttore civico, intendo fare l'organizzazione di salute critiche e beni materiali in legno delle organizzazioni dei fini funzionali nell'ambito di considerazione sono presenti con la continuando il ricevimento al pubblico ad essere svolto dentro al Parlamento ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 17.30 e prende appuntamento comunque in tutti gli altri giorni della settimana. Diversamente riguardo la sede, gli ultimi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dalle difficoltà dovute dalla mancata disponibilità dei locali di via del Francia 5, già creando l'amministrazione comunale di ufficio del municipio. A causa del generale della riforma fuori in atto, con i locali, mentre gli elementi avvocati, verso le definitive sedi del municipio di Alto del Popolo. Sul punto si è sollecitata una rapida mediazione di nuovi locali, arrivati i dotati degli avvisi delle strutture necessarie per un adeguamento, per un adeguato funzionamento dell'ufficio del 105 e che consentono lo stesso un facile accesso ai cittadini, una buona disponibilità e garantiscono una sostanza efficiente rispetto alla vita. Rispetto a tale problematica, si è riscontrata la disponibilità dell'amministrazione del titolo che hanno fornito risposte sulla tempistica della direzione dei locali necessari e sul lavoro alla ripresa che veniva posto praticamente in mente alle difficoltà ospedali. Non solo per i fatti esposti, ma in generale i rapporti con gli organi di governo del comune permangono di fronte alla realtà, alla competenza e reciprocità e poi si tende a partire con la soluzione ogni qualcosa si presenta un problema la cui soluzione possa venire agevolata da un'azione non ciò consentito nell'anno per considerazione all'ufficio da lei esperto uno spiegato sviluppo fisico nell'analisi delle necessità di soluzione a problemi posti dal cittadino per la commissione normativa di fare alcune amministrazioni della città. Poter operare con un'azione di cambio effettivo tendenti all'estensione della difesa civica porta non solo a affrontare il futuro caso concreto, ma anche e soprattutto, prendendo spunto da questo, di verificare se esiste in generale problemi di funzionare, segnalato dall'ente, indicare se possibile i correttivi sia in fatto sia sul piano delle scelte amministrative, sia invece a livello delle comunitarie. Fino adesso non si ribadito quanto già espresso nella passata relazione in riferimento alla natura al pari giurisdizionale della figura del difensore civico, che risulta essere sia conciliatore tra i propri interessi privati pubblico, sia collaboratore per l'amministrazione di loro. Anche nel corso del 2005, come avvenuto nel passato, la difesa civica è preoccupata di numerose problematiche di vario genere e di diverse tipologie che hanno investito l'attività del comune e che sono state ritenute pertanto diventate tra gli interventi effettuati genericamente da finanze limiti, se ne è morto un appunto a livello rispettato presso l'ufficio più pubblico per le visite in autostela a seguito di errori accertamentici e di cause, raccolta di distruzioni comunali, quantificazione della relativa tassa e di funzionamento dei trasferimenti presso l'ufficio tecnico per problematiche inerenti alla manutenzione stradale, comunale e presso la polizia principale riguardo alle problematiche di viabilità. Parte nominale dal parcheggio delle strisce da luce, e problematiche di reca di sicurezza sono di simulazione per il lavoro del CDF, richiesti di abbattimento o di funzionamento di aule e simili nella strada e dalla scuola. In tutti i suddetti interventi, in altre attività speciali, esperienze e soluzioni sul giusto di parte del mondo, le modalità di approccio ai problemi adottate hanno continuato ad essere incontrate alla massima sentenza e di informarla. Anche in una appena trascorso di infatti sperimentato con successo, la volontà si è risultato più con modalità semplici e informali, come legati direttamente nell'ufficio comunale competente del problema sollevato. Il parlare diretto con le persone preposte al servizio, o rappresentato in ufficio, quando un passo di per sé approvato in funzione, rappresenta in ogni caso una prima utile fase di istruzione, per che costruisce senza che non accettare sicuramente il problema. Tra le problematiche di competenza dell'ufficio da medico verso sarebbe che sono stati fatti il corpo detto con un semplice normale può alla fine trovare 100 persone, ascoltare il problema, fornire il parere, anche contattando.
fare un piacere con il responsabile della Regione Calabria. Lei non ha detto non fare votare, ma non ha sentito da parte del cittadino Calabria nei confronti della parola culturale di Ministro, non una parte del proprio regione. Questo fa il cittadino, informato della procedura del instaurare in maniera privata dell'amministrazione, come disponibile intervenire dalla propria richiesta di intervento, quasi che si viene in e ancora per molti le funzioni da loro non rimangono
poco chiara. Il tempo di persone che ancora continuano a intervenire nella giustizia civica per vivere con violenza nazionale, o persone che rimangono del tutto in mano a premio che il settore civico non può guidare l'amministrazione ad adottare un provvedimento suggerito o a cambiare posizione su una problematica, così come non può sostituire il taglio decisionale dell'amministrazione. Questo lavoro di formazione rappresenta una parte importante della nostra vita, e senza incontrollare le tecniche di funzione, poteri, le modalità di procedere, e quindi ad ascoltare la persona, indirizzando in caso di mia incompetenza verso organismi specificamente conferenti e dell'azienda. È un lavoro che svolgo con passione, certamente con piacere non solo migliorare il ricevimento al pubblico, ma ogni qualvolta se ne è presentata l'occasione, un'opera di informazione continua che una volta segnata su tutti i principi locali e definitivi previsti all'interno del palazzo municipale. In realtà, pensiamo a un periodo di campagna volte a pubblicizzare l'ufficio legislativo. Sicuramente impegnativo rimane il compito e ulteriore risultato da raggiungere. Bisogna ricordare che il Palazzo Verde, la nostra civica realtà, è alla sua prima esperienza di difesa civica. Pertanto, l'opera diretta alla conoscenza di un istituto che ne permette un profondo radicamento deve proseguire al quale della cooperazione avviata. Contrario che pubblica la difesa civica fornisce un ultimo strumento di controllo da parte amministrativo e di prevenzione del contenzioso. Concludo questa relazione manifestando la personale condizione che il direttore civico quale struttura di amministrazione e perciò di democrazia dimostra nei fatti un strumento utile a favorire la crescita della qualità del rapporto tra cittadini e istituzioni amministrative, combinata altresì nel rafforzamento della funzione di difesa civica della nostra città. Il processo di consolidamento, infatti, di coordinamento richiede a questo opportuno rinnovare il costante impegno nella promozione dell'istituto da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tenete a disposizione per chiarimenti e approfondimenti, chiusi di consigli di futuro per chiunque governo installato. Ringrazio per la vostra attenzione. Grazie al governatore Pino. Abbiamo ascoltato la relazione del ministro Ciro, abbiamo visto che c'è qualcuno che può venire. È una presa d'acqua, noi abbiamo una presa d'acqua che è una relazione tra la ci auguriamo che onestamente è certo, come lo capite, se per tempo perché se lei poi non arriva le cose tempo funziona e ogni volta si sono lasciato andare una cosa e quindi la condizione di questo comando, ma
16 anni, poi dopo 10 anni abbiamo una 16 anni. La difficoltà fondamentale, importante, nel giudicare questo struttura è nella richiesta delle persone. Palatore è una cittadina di 5 anni, io non ci conosciamo, ma è una problematica che investe in questo civile di tutta Italia, anche delle città metropolitane. Proprio ormai c'è stato un riunione in cui la difficoltà principale è quella di far mettere nel piano ben scritto le richieste. Nella mia parete del gioco ho continuato in un'unica che nel momento in cui viene un cittadino con un altro fotografo, fammi la domanda di scritto, diciamo che la faccio. Non la fa nessuno, perché c'è questa forma di distacco, di dire, come dire, ah, la faccio costruimento di una mano. Cosa succede? Succede un fenomeno inverso, che vengono da me quando mi cambiano le parete. E mi dicono, ah, ma guarda, questa situazione, ma se io allievo, ho possibilità di trovare ascolto e giustificare gli allenamenti. Allora, questa è una quantità base, ma c'è informazione sbagliata, ma che non è stata fare. Perché no, che al di là di tutte le principali conoscenze che possiamo studiare, c'è una faccia di gioco molto, che quasi mai abbiamo posto sul fronte, non soltanto nel momento delle elezioni, ecco, neanche in quei momenti. E poi ci trovi in difficoltà, che chi se ne dica, ovviamente al giorno 35 non c'è bisogno, perché direttamente fa con un figlio, fa con un figlio, fa con l'assessore e risolve il problema. Sì, questo è vero, sono 95 gatti, ma ci sono delle situazioni in cui veramente, ve lo dico con tutta franchezza, mi chiedo quasi un duo, ma e sono proprio quelle delle stampe che sono andate all'altro, ma se io chiedo, mi toccherete che so, e gli altri della scuola mi vengono. E io in una situazione mi prendo a dare il ruolo del controllo civico potrebbe essere, perché il cittadino dovrebbe andare all'ufficio chiedere una motivazione. Nel momento in cui riceve la risposta, come diceva la risposta, non arrivava di volta al controllo civico, il quale deve intervenire nell'istituzionale dell'utente, si stupiva la pratica, allora si insegnava nel registro, ha segnato un tempo entro le quali la risposta è la prima domanda, se non rispetto per tempo allora bisogna avere il direttore civico e chiede l'intervento di un istituzionale certificamento. Questa è la funzione che dice, nel momento in cui il funzionario certificamento non risponde, allora deve chiedere all'amministrazione di prendere il conduttore del mente disciplinare. Questo è il in realtà la difficoltà del direttore civico in tutte le aree, soprattutto nei piccoli comuni, è proprio quella di fare sperare la loro trasporto. Il 65 si trasforma in una trasporto vicino, indipendente, con l'amministrazione e attenzione anche dalla parte di maggioranza, tutti siamo rappresentati in tutti i giornali, sia dalla parte di maggioranza sia dalla parte di minoranza, ma per quanto riguarda l'età, una figura netta, che mi faccio parte di un'altra che vicino è da lì per il timore chiede, ma quando ci sono fare? Quindi si fa la politica che avete fatto l'amministrazione, facciamo parte anche di maggioranza, che chi sta con le allora in queste volte la funzione del centro civico è una funzione che io reggo molto alta, ma per tanti altri occorre sì una parte di funzionamento, nel senso manifesti soprattutto una forte collaborazione di risultato, quindi voglio dire che non si deve maggioranza, che io ho visto l'ignoranza, perché su che vanno in ignoranza, né individuale situazione. Di taglio, nel senso di taglio a chiedere un istante, ad invogliare se mi c'è una sua proposta, né di rendere, chiedilo a lui, o se ne date una sua risposta. In quel senso, io sono molto contento, nel senso che il medico ha fatto il contatto già subito, quando riguarda l'assegnazione alla distanza, della possibilità che questo venga condivisa, oppure venga messo in bianco, spero che tutti i consiglieri non vengano a condividere. Perché la vedo un po' come una voce tecnica c'era da ogni influenza politica che possa avere fatto una per portare avanti determinate persone che si trovano con l'occasione anche scusate un attimo sono 15 secondi con l'occasione perché quando più di tanto lavori di manifestare sistemando quel punto con la stanza di pensiero però saranno abbastanza dei consiglieri di minoranza forse se andare alla casa ci hanno una parola di una canale ci sono dei lavori, 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 ci
capito, anche se non è vero, 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 è importante, è importante, perché è importante come ho fatto la nel senso, ad esempio, perciò un paio di giorni fa, comunque come fare il nuovo, cioè non chiamo le funzioni di sono totali, musicini, teatro, eccetera, e già e 20 euro con la benissimo, Genova aspettando, Genova, come ci fa, le difficoltà, Genova, domani, niente. Allora che dico qua? E io comunque dovrei condividere il mio lavoro. Immagino che un comune però. Quindi, si deve, vogliamo determinare la mia conseguenza. E il contatto, ci sa che io non ci sono. Sì, a me. Sì, a me. Personalmente non ho mai vinto, personalmente vengo sempre a questo paese
che ho lottato per questo paese, lo farò anche da semplice cittadino, e mi ringrazio molto per il discorso che ho dato. No, assolutamente, consigliere, subito sì. Lascio la parola per la mia posizione personale, c'è il personalmente grande rimpianto per quanto ha già espresso, ha già prodotto il consigliere Giordano e per quanto certamente con la sua intelligenza, con la sua esperienza potrebbe ancora, soprattutto ancora produrre. Che dire, ci vogliamo bene, se possiamo, per me ci sono dei precedenti del cuore. Conoscendo un delegato. Grazie, dottor Messina, io volevo solo aggiungere. Al di là di alcune cose
andavo a vedere, a scovare ciò in questo breve periodo di amministrazione, di nuova amministrazione, l'amministrazione stessa, andavo a vedere, a scovare quello che si voleva fare per dare più lustro a questo paese. Il consigliere Giordano, che ci ha guidati come gruppo di minoranza fino oggi, con i suoi consigli e con le sue preziose parole, voglio dire, per me è un grave dispiacere questo qua. Auguro, come diciamo, auguro a te, caro Sebastiano, un proseguo ricco di attività politiche, perché io penso che tu non dirai questo solo di fare politica, ma forse ricomincerai con un nuovo ruolo che potrà essere importante per questo paese. Grazie. Io ho un'altra cosa, voglio dire, visto che ci sono stati questi stravolgimenti questa sera, sostengo la mia persona dal rappresentare il gruppo di minoranza. La sostengo io, che c'è una dimensione dal gruppo di minoranza e è una dimensione di consigliere di provato. Quindi comunico questo, che poi sarà ufficialmente al prossimo consiglio. Ho chiesto apposta, non è sovrastare qualche sua richiesta, ma è soltanto perché può essere anche un più di stemmico. E se mi interessa, non è il prossimo consiglio. La consigliera Marisa. No, io riguardo a questo ultimo ministro, con il suo intervento,